Questo video per dirvi che questo è diventato il più grande canale in Italia che si occupa di chirurgia maxillofacciale. Ovviamente sto parlando di YouTube. Siamo arrivati ormai intorno ai quasi 10.000 iscritti sul canale YouTube, 2 milioni e 200.000 visualizzazioni e oltre. Fatemi togliere prima di iniziare un piccolo sassolino dalla scarpa. È un canale probabilmente ben fatto, perché ci sono dei colleghi che hanno canali simili al mio, partiti molto più tardi di me, canali simili al mio e che mi copiano i contenuti. Addirittura non si prendono neanche la briga di cambiare i titoli e dicono le stesse cose che dico io. Mi fa piacere essere uno spunto, considerando che io faccio il chirurgo e mi sono messo per divertimento a fare video e loro pagano gente migliaia di euro al mese. Penso che probabilmente sto facendo bene. È un canale che mi richiede tanto tempo, ve l'ho detto già festeggiando il primo milione di visualizzazioni, ma qui siamo ben oltre. È un canale che mi richiede tanto tempo, tanta fatica. Mettere su un contenuto a settimana so che non può sembrare tantissimo, ma non è facile. Poi diventa, tra virgolette, un secondo lavoro, cioè finito il chirurgo, papà, e poi hai il tuo canale YouTube, è tosta, ve l'assicuro, impiega tanto tempo, impiega tante ore passate al computer, poi tutto homemade, quindi mi scuserete anche per la qualità dell'audio, delle immagini, di come viene tagliata, ma è tutto fatto in casa, quindi niente di troppo sofisticato. Non è un canale monetizzato, per chi se lo stesse chiedendo, una domanda che mi fanno sempre quando scoprono che ho un canale YouTube. YouTube non mi paga per le visualizzazioni che faccio, è una cosa assolutamente gratuita, anche perché sinceramente YouTube paga talmente tanto poco che mi pagherebbe veramente una miseria, quindi non ho attivato la monetizzazione. Certo, è una cosa che non si fa per guadagnare dei soldi. Personalmente io lo faccio per dare un contributo utile, per dare qualcosa che rimanga, che possa essere utile, rimanga sia nella storia di YouTube, speriamo, non vediamo per quanti anni durerà ancora questo social, ma soprattutto che possa rimanere paziente, che possa dare una mano a volte a capire la diagnosi, a volte a capire il tipo di intervento chirurgico, a volte è quello che mi dite voi, spesso anche a tranquillizzare un paziente che deve affrontare un intervento, ovviamente della mia branca. Lo sapete già, qui si parla sostanzialmente di parte della chirurgia ortognatica, quindi le malformazioni del mascellare della mandibola, e in parte tutta la parte respiratoria, diciamo più otorinolaringoiatrica, ma poi in realtà rientra sempre nelle competenze del maxillo. Quindi se mi vedete per la prima volta, mi raccomando, andate sul canale di YouTube e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere avvisati dei video che usciranno settimanalmente. Se mi seguite sugli altri social, un bel like e andate a vedere, magari c'è qualcosa di interessante anche per voi.